Allora, intanto capiamo cosa sono cassedili, scuola di recipiti. Sono enti bilaterali costituiti da associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, cioè le stesse parti sociali che firmano i contratti di lavoro. Hanno costituito enti neutrali per gestire il contratto dell'edilizia. Le cassedili, per esempio, si occupano di certificare regolarità contributiva delle imprese, quindi rilasciano il DURC, danno assistenza a imprese e operai, gestiscono una parte di welfare, di quello che può essere chiamato welfare aziendale. Ovviamente parliamo di rimborsi di cure mediche, di contributi per natalità, nuzialità, borse di studio. Chiaramente la scuola edile è facile intuire che si occupa della formazione di tutti gli imprenditori, operai e i tecnici che ricadono nella sfera del cantiere edile. E il CPT invece è il nostro braccio armato, si chiama CPT Comitato Paritetico Territoriale, che si occupa di prevenzione e sicurezza, quindi fa consulenza gratuita nei cantieri per aiutare e supportare gli imprenditori nel gestire la normativa della sicurezza. Ultimamente c'è stato un decreto ministeriale che prevede che per le determinate tipologie di lavoro, edilizia privata, residenziale, edilizia pubblica, opere stradali e via dicendo, hanno individuato delle soglie minime al di sotto delle quali l'incidenza a manodopera non risulta congrua. Questo serve per poter fare un calcolo più efficace sulla manodopera utilizzata in quella particolare opera. Noi come Cassa Edile abbiamo il compito di verificare i dati comunicati per i cantieri esattamente come per il DURC, anzi. Le due cose si combinano, cioè sono integrate la congruità, che è una normativa recente che è entrata in vigore a novembre del 2021, incide anche sul rilascio del DURC, quindi l'eventuale mancata certificazione di congruità inciderà sul rilascio del DURC successivo a quel periodo di competenza. I numeri del settore sono ovviamente in crescita, possiamo dire che il dato dell'anno scorso è un dato che ha visto il settore nel Nord Sardegna crescere del 27%, con circa 1.500 imprese, 6.500 operai e le corrispondenti ore che sono il dato fondamentale per i cassedili. Se invece noi oggi analizziamo il dato semestrale, cioè quindi il primo semestre del nuovo anno, possiamo notare un ulteriore incremento del 30% sui dati dell'anno scorso, cioè vuol dire che le imprese attive sono circa 1.700, gli operai sono circa 7.500. Chiaro che governare un settore così in crescita è abbastanza difficile perché si tratta di molti neoassunti che non hanno esperienza nel settore. E che rappresentano un potenziale rischio soprattutto dal punto di vista della formazione e della sicurezza. Per questo motivo la corretta applicazione dei contratti edili è fondamentale perché già il contratto prevede il governo di un rapporto di lavoro che nell'edilizia è abbastanza complesso e quindi il contratto nazionale stesso prevede un tot ore di formazione, la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione, la visita di sorveglianza sanitaria, l'idoneità quindi fisica al lavoro e quindi poter entrare in cantiere. Tutti questi sono attività che la Cassa Edile, la Scuola Edile, il CPT del Nord Sardegna forniscono alle proprie imprese e ai propri operai iscritti in maniera gratuita. Proprio per andare incontro e togliere non solo il costo, ma anche l'impegno di prenotazione di organizzazione di corsi di formazione.